Ciao, questo è un video un po' diverso dal solito. In questo video ti voglio far vedere un software che secondo me ti può essere molto molto utile. Questo software si chiama RipStation, lo trovi sia per Mac che per Windows. Questo software ti permette di poter rallentare i brani mantenendo la stessa tonalità. Lo fa in modo molto veloce e molto molto semplice. Andiamolo a vedere. RipStation. Allora, RipStation intanto è un software che ti permette di rallentare i brani, quindi questo ti può servire se devi tirar giù dei soli o degli accompagnamenti in un brano musicale. Questo è il sito ufficiale di RipStation, dove se vai a leggere poi ti dicono che momentaneamente diciamo non lo sviluppano più e quindi lo danno gratuitamente, quindi approfittiamo di questa cosa, quindi vai in download. Dopodiché puoi scaricare la versione sia per Mac che per Windows, quindi questo è il sito, come vedi qua c'è l'indirizzo esatto è pro.riffstation.com, poi vai nella sezione download, free download e qua scarichi la versione. Io te la faccio vedere su Mac, l'ho provata anche su Windows, funziona perfettamente, quindi questo è il sito ufficiale da cui lo puoi scaricare tranquillamente. Bene, apro RipStation, eccolo qui, questa è l'interfaccia di questo programma. Come ti dicevo prima, questo programma ci permette di caricare un file audio, dopodiché la cosa secondo me utile è che possiamo rallentare o velocizzare il brano mantenendo la stessa tonalità, quindi questo ti può servire se devi appunto trascrivere o impararti delle parti, in questo caso parlo ai chitarristi, quindi delle parti di chitarra, di soli di chitarra o anche di accompagnamento. Allora, oltre a questo ovviamente hai anche una parte pitch, cioè questo invece ti fa cambiare proprio la tonalità, quindi te lo rallenta o velocizza cambiando la tonalità. Questo mi interessa un po' meno, quello che interessa di più è appunto il fatto di rallentare o velocizzare il brano mantenendo la stessa tonalità, questo ci permette di appunto tirare giù le parti che ci possono interessare. Allora facciamo subito un esempio, apriamo un file audio, eccolo qua. Qua abbiamo il file audio caricato. Come noterai, sotto al file audio ci sono queste sigle che sarebbero le sigle degli accordi, cioè il programma, oltre alle funzioni che ti ho citato prima, praticamente che cosa fa? Riesce anche a riconoscere gli accordi del brano. Adesso, quanto siano accurati questi accordi non te lo so dire, nel senso, in questo brano qua ci avevo già guardato io, sono abbastanza precisi, cioè sono proprio gli accordi del brano. Il brano è Lady Writer dei Dire Straits. In altri brani dove ho provato io è un po' più, insomma, meno preciso. Questo lo capisco anche perché qua, insomma, gli accordi sono maggiori, minori, proprio secchi. Io ho provato un altro brano con accordi un po' più, diciamo così, complessi, un brano di Mavision Orchestra, e lì effettivamente faceva fatica, ma ci sta, niente di che. Però già questo, insomma, è un aiuto perché si deve tirare giù gli accordi. Innanzitutto lo mandiamo in play, quindi lui ti segna gli accordi, anche se non li segna perfettamente nel punto esatto dove vengono suonati, però no, più o meno sì, nel punto esatto anche a livello di tempo. Quindi, come puoi vedere, lui ti dà già questa indicazione degli accordi. Poi, ad esempio, lo metto in play, come senti all'inizio c'è il riff di chitarra. Questo io lo posso rallentare mantenendo la tonalità con questo pulsante dove c'è tempo. Lo rimetto dall'inizio. Chiaramente più rallento, più, diciamo così, degrada la qualità, ma ci sta questo. Però è già un ottimo aiuto, specialmente quando si devono tirare giù delle parti un po' complesse. Quindi questa secondo me è una funzione che ti volevo segnalare di questo programma, che secondo me è molto molto utile. L'altra cosa, hanno messo qui una funzione che ti permetterebbe anche di isolare la chitarra. Questo è un po' più complesso, io ci ho provato,
Non è così semplice, però ti faccio vedere. Allora, innanzitutto metto a livello, ecco, diciamo che il default è così di questa parte, il width a 0, il separation a 0 e il filter a 0. Qua hai l'opportunità di attivare e disattivare questa funzione che ti dovrebbe permettere di isolare un po' meglio lo strumento che ti interessa, nel nostro caso la chitarra ovviamente. Quindi qua in questo diagramma, diciamo così, dovremmo andare a cercare qual è la parte di chitarra. Vedi, con questo cursore noi riusciamo a prendere delle fette di forme d'onda per poi cercare di isolarle con quest'altro cursore, che è quello della separazione. Allora, il problema qua è che la chitarra dovrebbe aggirarsi in questo spettro, dico aggirarsi perché è difficile distinguerlo. Se vai a vedere il video di esempio che ti fanno sul sito di RiffStation, vedrai che la chitarra ha un picco che arriva fino qui in cima e tutti gli altri strumenti sono in basso. Io ho provato ad analizzare vari brani, diciamo così, tra virgolette standard, cioè tipo questo, così la chitarra non è che svetta proprio, è miscelata in mezzo agli altri strumenti, quindi è un po' più difficile isolarla, almeno per quanto mi riguarda. Comunque io l'ho intercettata circa qui la chitarra, vedi dove c'è il cursore in questo punto, quindi rimetto indietro, cerco di isolare circa qui, ecco, questo è un tentativo di isolare la parte di chitarra. Non è molto facile, ti dicevo, appunto perché qua è amalgamata molto con la parte degli altri strumenti. Ovviamente puoi sempre rallentare dopo che hai isolato. Puoi togliere via questo pulsante, escludi questa funzione di isolare la chitarra. Poi qua c'è anche la parte della voce, che ti dico, questo è molto utile, però ci dovrebbe essere la chitarra effettivamente su una frequenza particolare, visibile anche a livello proprio qui, a quel punto riesci a isolarla. Così ad esempio con questo brano è piuttosto complesso riuscire a isolare, perché ti rifaccio vedere qui. Perché quest'onda, questo picco che vedi, molte volte è il rullante della batteria, quindi che dà, fa andare in alto il picco. Vedi? Però circa la chitarra è qua. Eccolo, isolata, più o meno. Ok, comunque lo trovo molto utile, molto semplice da utilizzare, molto veloce, poi soprattutto è gratuito, funziona bene, io l'ho già appunto utilizzato per tirar giù qualche parte così. In più ha questa cosa che ti segnala anche gli accordi del brano, e in brani con accordi relativamente semplici effettivamente è abbastanza preciso. Quindi secondo me è da tenere in considerazione, perché ti può essere veramente d'aiuto per il tuo, diciamo così, i tuoi studi giornalieri. Ok, detto questo ti saluto e ci sentiamo alla prossima.